Primo decreto attuativo della legge regionale sulla ludopatia, quello che riguarda le distanze. Come annunciato in aula, applichiamo questa legge nella forma più restrittiva, ovvero sia quella che non consente l'apertura di nuove sale da gioco ad una distanza inferiore di 500 metri rispetto a luoghi sensibili, tra cui ospedali, centri giovanili, centri sportivi, oratori, centri per anziani. Questo in risposta ad una forte volontà politica espressa all'unanimità in aula e soprattutto da una grande richiesta ai nostri amministratori, ai nostri sindaci che volevano appunto un provvedimento di questo tipo. Questione piano del governo del territorio, lei ha dato dei numeri aggiornati, ormai il 95% è stato adottato. La giunta Maroni ha ereditato l'anno scorso circa una situazione di circa 500 comuni lombardi su 1544 che ancora non si erano dotati del PGT. A distanza di meno di un anno questi 500 comuni sono diventati poco più che 70. Quindi, considerato che abbiamo dato tempo loro fino a giugno di dotarsi di questo provvedimento, ho buone ragioni di essere ottimista per dire che secondo me dovremmo arrivare con una decina circa di comuni ancora in difficoltà e che saranno evidentemente aiutati da Regione Lombardia. Con la questione sempre PGT, Brescia, che aveva suscitato questa polemica per il luogo di culto, è chiusa oppure si trascina? È una questione che dipende a questo punto esclusivamente dal comune di Brescia. Ed è chiara la sentenza del TAR, una volta letta, per fortuna ci siamo resi conto che è paradossalmente meno grave di quanto potesse sembrare in un primo momento, perché questa sentenza non obbliga il comune ad aprire nuove moschee, ma lo obbliga a seguire un iter un po' più approfondito. Quindi questo significa che se e quando il comune di Brescia volesse aprire una nuova moschea, lo farà per un'espressa e legittima volontà politica e non perché imposta da un qualsiasi tribunale.